abnormi. Guardiamo in alto a destra della pianta, in alto a destra io ho messo un ovale che mette in evidenza un'ala del foro della pace di cui adesso parleremo e in sottoimpressione c'è un disegno circolare. Ci siamo? Allora, quest'aula con questo disegno circolare rappresentano l'attuale Basilica dei Santi Cosma e Damiano e il cosiddetto Tempio di Romolo di Massenzio, che è sotto, lungo la via sacra, al foro romano, ok? Quindi noi adesso siamo nel bel mezzo di questo enorme foro, questo enorme foro che era il foro della pace, fatto costruire da Vespasiano nel 75. Quando vengono?